Senza dubbio ti sei già domandato come sei nato e da dove vengono i bambini in generale, quelli degli esseri umani come quelli di tutte le creature viventi. Nei fiori le uova sono rinchiuse in un sacco chiamato ovario. L'ovario del fiore, il pistillo, si trova nel punto in cui i petali si incontrano con lo stelo. Un ovulo, per diventare il seme di un nuovo fiore, ha bisogno dell'aiuto del polline, e così via. Ma che cosa fanno gli uomini per avere dei bambini? La vita di un bambino comincia come quella di un pulcino o di un piccolo cane. Il seme del padre deve raggiungere l'ovulo che la madre porta nel suo corpo. L'uomo e la donna si uniscono perché hanno amore e tenerezza l'uno per l'altro. Tu, per nascere, sei passato per quel canale dove tuo papà aveva introdotto il suo seme che ha fecondato l'ovulo dal quale sei nato. Il problema dell'educazione sessuale nelle scuole è diventato d'attualità con la recente denuncia di due casi nei quali l'educazione sessuale è stata introdotta per iniziativa degli insegnanti. Questi allievi di Vaglio, come quelli di Breganzona, hanno ricevuto un corso di educazione sessuale sulla base di un opuscolo adottato da 5 anni dalla sezione di educazione sanitaria del Dipartimento Educazione del Cantone di Ginevra, che lo consiglia per i bambini dai 3 ai 10 anni. Sono tutti e due maschietti, o no? Andato dentro a prenderli. Io non lo do a quelli. Andato dentro a prenderli. Quello là. Quella lì. Come fai a capirlo? Stava sempre vicino, quella! Allora, quella è. È quella lì? Sì, sì, è quella. Signorina, ha visto che c'è sul marchio lì nell'orecchio? Abbiamo lasciati. L'educazione di questo tipo è impostata su un approccio graduale al problema del sesso e della procreazione umana, visto attraverso i casi della natura.